Così dottore in ritardo, ho bucato la bici, ho bucato la gomma e. ho fatto. Non c'è problema, Simone. Si rilassi pure. Si prende il suo tempo. Ah, ho fatto i compiti come promesso. È vero, c'erano i compiti da correggere. Vediamo. Allora, la prima domanda era: di quanti punti ha composto un segmento? Infiniti, dice lei. Corretto. Sì, però non sono sicuro del perché. Pensi a questo, prenda un punto A e un punto B e poi consideri il punto intermedio tra i due, chiamiamolo A1. Ora possiamo considerare il punto intermedio tra A1 ed A, e lo possiamo chiamare A2, per esempio. E poi ancora possiamo continuare, e perché non considerare il punto intermedio tra A2 ed A, che lo e lo possiamo chiamare A3. E così posso continuare posso trovare a 4 a 5 se poi diventa troppo piccolo lo posso, posso fare uno zoom e poi trovare il punto intermedio tra a 5 ed a lo chiamerò a 6 e poi a 7 così via fare zoom di nuovo se diventa troppo piccolo e puoi immaginare che questo può essere portato avanti all'infinito e quindi la conclusione è che Posso trovare infiniti punti tra un punto A e un punto B. Dati, che ne pensa? Penso di sì. E proprio a questo proposito vi sono state negli ultimi decenni delle scoperte di meccanica quantistica, di teoria della gravità, che limitano, che fanno luce sulla possibilità di dividere lo spazio in infiniti punti, di dividere lo spazio in infinite volte. Me la racconti? Me la racconti? Sono molto curioso. E. E gli altri compiti? Dovevamo correggere gli altri compiti, no? Via via, li finiremo di correggere la prossima volta, no? Ah! Che ne dice? Mi ha convinto, guardi. È facilissimo convincermi. È stato molto facile. <ride> sì, perché è difficile resistere per me alla tentazione di unire la matematica alla fisica. Allora, cominciamo. Ha preso un segmento, abbiamo detto, lo possiamo dividere a metà un numero infinito di volte. Non importa quanto i due punti iniziali siano incredibilmente vicini, possiamo sempre dividere a metà. È come fare zoom e continuare a dividere all'infinito. Bene, esattamente. Siccome un punto sappiamo dalla settimana scorsa, si se ricorda, un punto indica una posizione nello spazio, significa che possiamo individuare una posizione nello spazio con infinita precisione, d'accordo? Sin qui mi sembra tutto corretto. E invece no, dottore! È proprio qui che le più recenti teorie di fisica cambiano tutto il nostro modo di vedere le cose. E che cosa vuol dire questo? Quello che sto per dire è qualcosa di sbalorditivo che potrebbe cambiare e cambierà il suo modo di vedere la realtà. È pronto per ascoltarlo? Assolutamente sì. D'accordo, se Euclide fosse vivo ci direbbe: aspettate un attimo! Io, Euclide, padre della geometria, dichiaro che lo spazio è infinitamente divisibile, che si può individuare una posizione nello spazio con infinita precisione. Mettete forse in dubbio la mia autorità? E qui salterebbero fuori due scienziati chiave del XX secolo, Werner Heisenberg e Matvei Petrovich Bronstein, i quali risponderebbero: Caro Euclide, abbiamo ragione di credere che non sia così. Convincetemi, direbbe allora Euclide. Procediamo. Visto che parliamo di distanze piccolissime, eh, occupiamoci di. prendiamo un, come esempio uno degli oggetti più piccoli che conosciamo, un elettrone. Sa cos'è un elettrone, dottore? Sì, certo, tutta la materia di cui siamo fatti è composta di atomi. E ogni atomo è fatto di tante piccole particelle, alcune di esse si chiamano elettroni. Sono così piccoli che non si vedono nemmeno con il microscopio. Perfetto, una, una descrizione semplice, però precisa. Ora, visto che un punto è una posizione nello spazio, poter definire con assoluta precisione la posizione di un punto significa, per esempio, poter misurare con infinita precisione la posizione di un elettrone, cioè sapere esattamente dove si trova un elettrone. Mi segue? Ed è così? Si può fare? Assolutamente no. Deve sapere, prima di tutto, che le regole che governano il nostro mondo, quello che vediamo con i nostri occhi, eh, quello, le regole che governano... Tutti gli oggetti che vede, come si muovono, come per esempio cade una matita se la, se la lascio cadere, come si muove la luna, come si muove un aereo, come ci muoviamo noi. Eh, tutto quello che succede a livello, diciamo, macroscopico, si dice così, tutto quello che vediamo che i nostri occhi segue delle regole che sono diverse, ben diverse, dalle regole eh, che seguono invece le particelle elementari, ovvero nel mondo microscopico, nel mondo degli atomi, degli elettroni, dei neutroni, dei protoni di tutte queste particelle infinitesimali, le regole sono completamente diverse. E all'inizio del Novecento, un gruppo di scienziati sviluppò quella che si, chiama, si chiamò la meccanica quantistica, che è la teoria che descrive le regole che governano il mondo dell'infinitamente piccolo. Mi segue? Perfettamente. Bene. Una delle grandi scoperte di questo gruppo di scienziati fu fatta da uno di loro chiamato Werner Heisenberg nel 1927. Gliela spiego subito. Si immagina una partita di ping pong. Ad ogni istante lei potrebbe dire dove si trova la pallina e con che velocità si muove. Per esempio, in un certo momento sta sorvolando la rete con una forte velocità verso l'alto e verso sinistra. Più tardi invece si è fermata a causa dell'urto con la racchetta, in seguito invece ha una forte velocità in direzione opposta, mentre dopo qualche secondo, per esempio, la sua velocità è fortemente diminuita a causa dell'urto con la rete. In altre parole, possiamo misurare la posizione e la velocità con precisione in qualsiasi momento. Bene, ho capito. E ora viene il bello. Nel mondo delle particelle elementari, questo non è possibile. Ovvero... Lei può conoscere esattamente la posizione di un elettrone, per esempio, però così facendo non saprà mai nulla sulla sua velocità. Oppure al contrario, se lei vuole sapere la sua velocità con precisione, lo può fare, può ottenere questo, questo valore della, della velocità con alta precisione, ma non saprà mai nulla sulla posizione dell'elettrone. Ovvero, non si possono conoscere allo stesso tempo posizione e velocità di una particella elementare. Si chiama relazione di indeterminazione di Heisenberg. Indeterminazione significa eh, incertezza. Ma allora Euclide ha ragione, sarà contento. Visto, direbbe Euclide tutto raggiante, allora Heisenberg, tu sei d'accordo con me? E Heisenberg, un poco timidamente, risponderebbe: sì, certo, la meccanica quantistica è d'accordo con te se si rinuncia all'informazione sulla velocità possiamo individuare la posizione con infinita precisione. Allora caso risolto, direi, direbbe Euclide un poco sbrigativo. In realtà, eh, vedi, il collega Bronstein afferma che c'è di più. Oh mamma, sbotterebbe l'altro. Sentiamo che dice Bronstein. Tutto cambia quando entra in gioco la gravità. La gravità, quella che ci tiene attaccati al pavimento. Proprio quella. La gravità che fa cadere questa matita verso il centro della Terra, quella che mantiene la Luna nella sua orbita intorno al nostro è lei, pianeta. Lei, è proprio quella gravità che ha in mente lei. Perché cambia tutto se c'è la gravità? Qui arriva il punto più sbalorditivo. Secondo la teoria della relatività di Albert Einstein, che è la nostra migliore teoria sulla gravità per il momento, se si restringe una quantità di materia data, in uno spazio molto piccolo, la densità, e la densità supera un certo valore, si crea un buco nero. Oh mamma! Un buco nero come quelli di cui parlano gli astrofisici? Proprio, proprio quello, un buco nero come quelli nello spazio. Che cos'è un buco nero? È un oggetto che... Una quantità di materia di massa incredibile concentrata in uno spazio molto piccolo. O in altre parole, un oggetto con una densità altissima. Ora, se concentriamo il nostro elettrone, che ha una massa molto piccola, però in uno spazio incredibilmente piccolo, la sua densità sarà altissima e questo genererà un buco nero. E cosa succede? Che dovuto alla concentrazione di massa in un punto così piccolo, la sua. Forza di gravità è così forte, la forza di gravità, l'attrazione gravitazionale di un buco nero, che neanche la luce può scappare dal buco nero. Il buco nero, quello che entra, non può uscire. No, neanche la luce può scappare. Esattamente, siccome la luce non può uscirne, eh, allora non lo possiamo vedere, perché per vedere ci serve la luce. Ed è per questo che si chiama nero, perché non emette radiazione luminosa che ci permette di vederlo. Si chiama Bronstein o si chiama Einstein? chiede Euclide un poco perplesso. E Heisenberg, sorridendo un poco, gli risponde: Einstein è l'autore della nostra migliore teoria sulla gravità, la teoria della relatività. Mentre Bronstein, unendo la teoria di Einstein con la meccanica quantistica, ha trovato che lo spazio non è infinitamente divisibile. E questo ha a che vedere con i buchi neri? chiede Euclide, meravigliato. Esatto, risponde Heisenberg, che poi gli dice, Ma credo che questo episodio sia quasi finito, sa? Bisognerà aspettare il prossimo per vedere come finisce questa storia. Non mi muovo di qui, dice Euclide, curiosissimo. Allora, riassumiamo i concetti fin qui esposti. Le particelle del mondo elementare devono rispettare le leggi della meccanica quantistica. Allo stesso tempo sono soggette alle leggi di gravità. E la domanda che ci siamo posti è: è possibile individuare la posizione di una particella con assoluta precisione, così come ci insegna la geometria? Ecco le risposte a cui siamo arrivati finora. Secondo la meccanica quantistica, possiamo restringere la posizione di un elettrone, restringere lo spazio in cui si trova infinitamente, basta mm, rinunciare all'informazione sulla sua velocità. Ma qui arriva il grande ma. Se teniamo in conto dell'attrazione di gravità, se teniamo in conto della forza di gravità, che è una delle quattro forze fondamentali dell'universo, arrivate a un certo punto, restringi, restringi la posizione dell'elettrone, arrivate a un certo punto la sua densità sarà così alta che L'elettrone sparisce dentro il suo piccolo buco nero. Ben ritrovati! Sarete d'accordo con me quando dico che la natura può essere molto più sorprendente di qualsiasi fantasia? Dove ci porterà tutto questo discorso sulla meccanica quantistica e sulla forza di gravità? L'avete già intuito? E come si collega al concetto di spazio, lo spazio in cui ci muoviamo? E che cosa vuol dire il titolo di questo episodio, Spazio quantistico? Non dimenticatevi di cliccare mi piace. E di iscrivervi al nostro canale di YouTube Nuggets of Science per non perdervi il prossimo episodio. Abbiamo anche una pagina Facebook e una pagina web. I link nella descrizione qui sotto. A presto!